Il 2022 si avvia ai titoli di coda. Cosa fare ora in borsa? Comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Sì, la prima strategia è una strategia rialzista, quindi una carta verde. Una carta verde sulle azioni Azimuth. Azimuth che ha recentemente annunciato un'importante acquisizione negli Stati Uniti. Azimuth che al 30 settembre ha evidenziato conti in decisa salute, ha confermato i target. E smaltito appunto questo ipercomprato che ha fatto seguito alla pubblicazione dei conti, appunto vediamo, sì, esattamente, che ha fatto seguito alla pubblicazione dei conti, il titolo sembrerebbe pronto a mettere a segno nuovi rialzi, in particolare c'è quella trend line che partente dai top del primo e del 17 agosto, dove attualmente i corsi stanno andando a ritestarla, e da lì potremmo partire nuovi acquisti. Non a caso ho messo, poi ho visto che oggi il titolo ha chiuso proprio sui 19,5, proprio a quel livello di acquisto in direzione dei sopra i 20, sopra i 20, sopra i 20 euro a 20,15. Per andare a fissare quindi con precisione i livelli operativi, Luca, se ci puoi ripetere i livelli di ingresso, stop e target. Ingresso 19,5 euro, lo stop a 18,8, mentre il target a 20,15. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.